Andiamo avanti e chiamiamo l'oggetto numero 39, mancata designazione da parte del Ministero della Salute del membro di propria spettanza per il collegio sindacale dell'azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 2. Intendimenti della Giunta al riguardo. Prego. Grazie Presidente, buongiorno Assessore. Oggi presento questa interrogazione non certo per una sua inadempienza, né tantomeno per un'inadempienza dell'Assemblea Legislativa, che per il tramite del suo Presidente Marco Squarta ha svolto correttamente le sue mansioni. La interrogo invece, guarda caso, per un'inadempienza del Ministero della Salute, sulla quale sono certa non mancherà di intervenire. Diciamo che la sottoscritta e il partito che mi onoro di rappresentare ha già mostrato grandi perplessità sull'operato del Ministero della Salute durante l'emergenza, ma speravamo almeno che nell'ordinaria amministrazione il ministro Speranza e i suoi uffici sapessero fare il suo. Invece così non è stato, perché da ben 8 mesi aspettiamo la designazione da parte del Ministero della Salute del membro di propria spettanza per il collegio sindacale dell'azienda sanitaria locale Umbria 2. Cercherò di ripercorrere velocemente le tappe che hanno portato a questa situazione francamente incresciosa, perché l'8 maggio del 2021 è scaduto il mandato dei componenti del vecchio collegio sindacale. In data 10 maggio 2021, col decreto numero 20, il Presidente della Giunta regionale designava il nuovo membro del costituendo collegio sindacale. Ricordo che la durata dei collegi delle unità sanitarie locali è prevista per la durata di 3 anni e la loro composizione per un totale di 3 componenti. E il direttore generale della ASL può procedere all'insediamento del collegio sindacale solo nel momento in cui sono stati nominati tutti e 3 i membri. La disciplina legislativa inoltre prevede il termine massimo di 45 giorni decorrenti dal giorno di scadenza entro il quale può essere prorogata la durata dell'esercizio delle sue funzioni al vecchio collegio scaduto e come tutti gli atti eventualmente compiuti dal collegio dopo tale termine sarebbero nulli per legge. Quindi abbiamo constatato l'impossibilità di procedere alla nomina del collegio da parte del direttore generale della ASL Umbria 2 a causa appunto della mancata designazione del componente da parte del Ministero della Salute, malgrado nel corso dei mesi trascorsi siano state rivolte al Ministero ripetute e formali sollecitazioni, alle quali però non ha fatto seguito nessuna designazione. Prendiamo anche atto che rispetto a questa paradossale situazione, causata da un comportamento grave ed omissivo da parte del Ministero della Salute, la continuità dello svolgimento dei compiti di controllo possa essere assicurata ai sensi del decreto legislativo 123/2011 attraverso la nomina di un collegio straordinario che cesserà poi automaticamente le proprie funzioni con la nomina di quello ordinario. Tutto ciò premesso, quindi, la interrogo, Assessore, per capire se non ritenga opportuno dare luogo immediatamente ad una formale diffida nei confronti del Ministero della Salute che sta recando con il suo agire omissivo e dilatorio situazioni gravi per l'esercizio dei controlli previsti per legge da parte del collegio sindacale della ASL 2 e di fatto sta impedendo sine die la legittima designazione da parte dell'attuale giunta regionale del proprio rappresentante. E le chiedo inoltre se non ritenga opportuno, visto il procrastinarsi da 8 mesi di questa situazione, tutelare la trasparenza della continuità dello svolgimento dei compiti di controllo, evitando la nullità degli atti eventualmente assunti, verificando, come previsto dal decreto legislativo 123, di poter procedere con la nomina del collegio straordinario che comprenda i componenti già designati. Grazie. Grazie consigliere, prego Assessore Coletto. Grazie Presidente. Tanto ringrazio la consigliera Pace per la sollecitazione e tutte quante le precisazioni che sono state fatte circa la mancata nomina da parte del Ministero del componente del Collegio dei Revisori. Vorrei fare un passaggio molto semplice. Con nota 1088 del 2018 l'USL Umbria 2 ha predisposto quella che è la nomina dell'attuale Collegio dei Revisori.
In maniera autonoma, come avviene normalmente, si sono attivati il Ministero dell'Economia e Finanze, il Ministero della Salute e la Regione dell'Umbria, nominando normalmente quelli che sono i componenti del Collegio dei Revisori. Questo è successo l'8-5 del 2018 e in data 8 maggio 2021 sarebbe scaduto appunto questo Collegio dei Revisori. Abbiamo provveduto a sollecitare attraverso l'AS Umbria 2 più volte il Ministero della Salute, sono intervenuto anche personalmente presso il Ministero per sollecitare appunto la nomina del componente del Collegio dei Revisori. L'auspicio è che a brevissimo venga nominato il Collegio dei Revisori. L'estrema ratio sarebbe la nomina del Collegio Straordinario, che diventerebbe inevitabile per evitare appunto la nullità di quelli che sono gli atti. L'auspicio è che a breve il Ministero si attivi. Provvederemo a risentire ulteriormente il Ministero per le vie brevi, in maniera tale che si arrivi a questa nomina e si possa andare avanti nel rispetto di quelle che sono le normative vigenti e nel rispetto di quelli che sono appunto gli atti che non possono e non devono essere dichiarati nulli. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Pace. Grazie, mi viene da rispondere con una battuta, resteremo in quella vigile attesa tanto cara al Ministro Speranza. La ringrazio comunque per il suo interessamento e sono certa, insomma, che nei prossimi giorni non mancherà di aggiornarci sullo stato dell'arte. Grazie Assessore. Grazie Consigliere Pace. Passiamo all'oggetto numero 41, depotenziamento dell'ospedale di Foligno e sospensione della terapia antidolore. Intendimenti della Giunta regionale. Consigliere Porzi, a lei la parola, risponde l'assessore Coletto. Prego. Grazie Vicepresidente. Mi sembra che sto presentando un atto datato 14 gennaio. Che il 17 gennaio, quindi con solo 3 giorni dopo e un weekend e mezzo, sembra aver trovato la sua soluzione. Però mi preme sottolineare come nasce questa mia sollecitazione, non soltanto dall'aver raccolto alcune testimonianze di persone che ciclicamente e ripetutamente si rivolgono alla struttura ospedaliera di Foligno per le prestazioni legate alla terapia del dolore, messaggi ricevuti e di cui non mi sono fidata, come la collega Barbetti del Consiglio Comunale di Foligno, ma avendo raccolto anche delle testimonianze all'interno appunto dell'ospedale, tra gli operatori a diversi livelli, e avendo con responsabilità, perché non mi ritengo una terrorista mediatica che pubblica notizie non corrispondenti al vero, ecco, ho ritenuto necessario non fidarmi magari di quelle suggestioni che una persona potrebbe provare perché gli è stato detto che il servizio è stato rimandato, momentaneamente sospeso, eccetera, ma ho voluto cercare conferme che mi sono puntualmente arrivate nonostante i diktat e gli inviti a non rilasciare informazioni che al personale sanitario vengono spesso, diciamo, da questo esecutivo, in qualche maniera viene consigliato da questo esecutivo. E quindi, avendo anche nero su bianco, quindi testimonianze che rappresentano di fatto la sospensione di un servizio che io reputo essenzialmente grave, perché stiamo parlando di prestazioni che sono rivolte a soggetti particolarmente fragili, e essendo state queste, diciamo, questa sospensione si è verificata proprio in concomitanza della riapertura del modulo Arcuri, che è stato previsto per la gestione della pandemia, tra l'altro in assenza di persone presenti nel modulo. Questo è una cosa che ci fa piacere, vuol dire che questa recrudescenza della pandemia non ha determinato ospedalizzazioni, cose che abbiamo seguito con grande attenzione tutti in questi giorni, tifando tutti per questo obiettivo, quello che questi moduli rimanessero vuoti. Ecco, la mia sollecitazione va però nella direzione di dire le criticità che avevamo sollevato purtroppo tornano tutte sul tavolo in questo momento. E allora dicevo, al di là delle posizioni che sono state assunte un po' da tutte le componenti, a parte la difesa d'ufficio, mi viene da dire che un po' corrisponde alla difesa di ufficio che altri sindaci hanno fatto un po' in tutto il territorio, sindaci appartenenti al centrodestra, le sollecitazioni sono molte.
Sono molte e se è vero quello che nel comunicato del 17 gennaio della ASL Umbria 2, che da una parte dice che non è stato sospeso il servizio, dall'altra invece dice che riprenderà, quindi una leggera contraddizione, io ce la leggo. Intanto preciso che al di là delle accuse che sono state mosse come al solito al passato per giustificare alcune inadempienze, ci sono dei dati oggettivi su cui io veramente invito questo esecutivo a fare una riflessione. Da quell'area, l'area vasta, che quindi insiste intorno agli ospedali, mi viene da dire, di Foligno e Spoleto, sono state presentate 10 domande all'esecutivo, alla Presidente Tesei, a lei Assessore Coletto, a cui spero vengano date delle risposte. Con altri atti discuteremo di altre, diciamo, zone che presentano le medesime criticità, però mi va di aggiungere alcune diciamo, testimonianze raccolte. In primis ho ascoltato qualche giorno fa la dichiarazione dell'onorevole Zaffini, che fa parte di questa maggioranza e che chiede una verifica della maggioranza anche sul tema della sanità. Dopo averla lodata per le sue competenze, assessore, dopo aver riconosciuto il suo valore, chiede però che questo tema deve essere affrontato al vostro interno. Probabilmente le criticità che arrivano a noi stanno in qualche maniera preoccupando anche i vostri colleghi di maggioranza. Aggiungo che appunto queste 10 domande che alcuni comuni, anzi tutti i comuni dell'area vasta, tranne il comune di Foligno, e qui mi viene da dire forse quando ho definito un po' il sindaco stufo di occuparsi di questa materia, ha confermato questo fastidio che io ho voluto appellare con il termine inedia che tanta ilarità ha suggerito in maniera, diciamo così, anche un po' strumentale per spostare l'attenzione sui temi veri. Ecco, sono temi su cui vi invitiamo a fare una riflessione profonda. E adesso non sto qui a dire il servizio è stato veramente chiuso, non lo è stato, io ho confermi dall'interno, il servizio è stato chiuso e questo rappresenta un grande disservizio, una grande criticità e soprattutto in una società che ha la presunzione di definirsi civile, ecco, questa è una cosa che non può e non deve avvenire. L'assenza di personale, la carenza di personale che stiamo registrando e lamentando da 2 anni a questa parte ci portano al terzo inverno a denunciare le stesse cose. Finisco il tempo a mia disposizione, no? Così magari ascolto la risposta dell'assessore Coletto, con una ulteriore considerazione nella fase, diciamo, che mi spetta successivamente. Grazie. Grazie consigliere Forzi, prego assessore Coletto. Grazie presidente. Allora, per quanto mi riguarda, la carenza di personale è una carenza atavica. Purtroppo io, insomma, è da tempo che riscontro mancanza di anestesisti più o meno a 10 anni, mancanza di chirurghi più o meno a 10 anni, mancanza di tanti operatori sanitari, compresi naturalmente gli infermieri. Si parla tanto adesso di infermieri di famiglia, si parla di infermieri di comunità, si parla di infermieri che devono arrivare a fare l'assistenza domiciliare, evidentemente. La nuova progettazione legata al PNRR che ci arriva dal governo parla di queste cose, ma non tiene conto di una questione sostanziale che è il numero chiuso all'università, che è l'imbuto formativo che fino a 2 anni fa c'è stato. Laureavamo, abilitavamo 10.000 medici all'anno, ne specializzavamo solo 6.000, dimenticandosi che per esercitare la professione medica evidentemente serviva la specialità. Questo è il corollario, la cornice all'interno della quale ci siamo trovati ad operare, ma non negli ultimi 2 anni, almeno negli ultimi 10 anni. Questa è la realtà dei fatti, le zone carenti. Abbiamo chiesto milioni di volte di aumentare le borse di studio per i medici e medicina generale. Non sono state assegnate. Negli ultimi 10 anni sono stati tagliati, udite udite, 37 miliardi. Ne hanno aggiunti adesso 9. Sembrava, come dire, un grande traguardo arrivare a 9 miliardi in più per la sanità. Oh mamma mia, chissà mai cosa sarà.
ci siamo dimenticati che le limitazioni per assumere personale sono ancora quelle del DL 95, governo Monti, test e costi 2004, meno 1,4%. E l'unico giudice di questa questione non è il Ministero della Sanità, è il Ministero dell'Economia e Finanza, questo sia chiaro. Per cui, giustamente l'opposizione chiede personale, noi ne abbiamo stabilizzati 500 appena arrivati, probabilmente qualcuno se li era dimenticati dentro i vari armadietti, li abbiamo stabilizzati noi. Abbiamo trovato addirittura dei primari che lavoravano col 15 septies, che non mi pare un inquadramento perfettamente corretto con la normativa. Abbiamo provveduto a fare i concorsi, evidentemente. Stiamo lavorando per fare il piano sociosanitario, immagino che a qualcuno non piaccia che questa amministrazione possa fare il piano sociosanitario. Questa amministrazione farà il piano sociosanitario, perché non è possibile che l'Umbria manchi del piano sociosanitario da più di 10 anni. Questi sono dati, il resto sono chiacchiere. Polemica politica ci sta evidentemente, non è un problema. Ricordo alla consigliera che stiamo attraversando una pandemia. Non lo dico per scusarmi evidentemente di eventuali rallentamenti che ci sono stati, perché questi eventuali rallentamenti non sono solo a livello della regione dell'Umbria, ma purtroppo sono a livello mondiale, su questo non c'è ombra di dubbio. Abbiamo dovuto dare delle risposte ai cittadini, non abbiamo voluto fare i famosi Covid hospital, ma ogni territorio ha voluto ricoverare, dovuto ricoverare, e credo che questa sia una cosa doverosa, i propri pazienti che avevano bisogno di essere ricoverati perché affetti da Covid, non da un raffreddore, da Covid. Abbiamo avuto tanti decessi, a livello nazionale ce ne sono stati di più evidentemente, quindi queste prestazioni che reputo in emergenza urgenza dovevano essere prestate. Qualche servizio è stato rallentato? Certo che sì che è stato rallentato, pensate che durante il lockdown il governo nazionale ha chiuso tutti i reparti, abbiamo ereditato delle liste d'attesa infinite causa queste chiusure fatte con DPCM. Le stiamo smaltendo, è un lavoro enorme, vi assicuro. Fortunatamente, sono arrivate anche delle risorse. Ciò detto, tornando a bomba, abbiamo evitato il Covid hospital, abbiamo evitato speculazioni, le solite speculazioni, nessuno voleva il Covid hospital, ma i pazienti ci sono, vanno curati. Abbiamo attivato il modulo Arcuri, la reputo una scelta corretta. Sono state rallentate alcune attività, ma il direttore De Fino, che è il direttore della S2, mi dice che comunque l'attività di terapia del dolore è stata comunque garantita. Verificheremo questa situazione, naturalmente, attiveremo delle verifiche sul territorio, perché reputo che questa prestazione, per quanto riguarda la terapia del dolore, debba essere comunque sia erogata a qualsiasi livello, che ci sia la pandemia, che non ci sia la pandemia. Grazie. Grazie Assessore, prego Consigliere Porzi. Non posso che essere soddisfatta della missione che ha fatto l'Assessore Coletto, diversamente da altri amministratori che hanno provato a difendere e a, diciamo così, ribaltare le questioni in maniera ingenerosa e inappropriata. L'ammissione di una grande difficoltà che ha portato anche a questi sacrifici le rende onore. Dopodiché tutte le critiche che abbiamo presentato nel corso di questi 2 anni rispetto alla gestione, la mancanza di assunzione, lei ha parlato di stabilizzazione, erano persone che erano già dentro, l'assunzione che era nelle vostre possibilità nell'immediato allo scoppio della pandemia vi ha visto veramente rimanere al palo quando tutto il resto delle regioni intorno a noi si sono mosse. Ha fatto anche un accenno al piano sanitario regionale, che sarà sicuramente tema di ulteriori dibattiti, mi permetto una semplice riflessione e una constatazione. Ecco, intanto a non mollare assolutamente l'attenzione rispetto a criticità come queste, come a quella delle liste di attesa che è stato un oggetto anche di una mia precedente interrogazione, a cui lei mi ha dato una risposta, mi ha sconfortato perché i tempi che si prevedono per abbattere quelle liste d'attesa sono bibliche e a mio avviso, a nostro avviso, qui si sta concretizzando un disegno che è quello che voi avevate messo
nei vostri piani elettorali, cioè lo scivolamento naturale verso un sistema privato che vi sta molto a cuore. Però la bocciatura di questo piano sanitario regionale, ecco, non avviene soltanto dai banchi dell'opposizione. È di oggi la notizia su tutti i giornali dell'espressione, diciamo molto austera e asciutta, da parte della nostra università, che lo boccia quasi tutto. Allora, noi sappiamo che al di là di che queste prese di posizione anche degli amministratori di centrodestra, che magari nelle sedi istituzionali come il CAN votano questo piano perché non possono fare diversamente, perché c'è una disciplina di partito che conosco bene come funziona, e che poi vi mandano sotto banco in maniera più o meno velata, più o meno riconoscibile, le raccomandazioni per cambiarlo. Quindi c'è una criticità diffusa che testimonia l'inappropriatezza di quella proposta. E oggi leggere le osservazioni della nostra università, ecco, mi preoccupa, mi sconcerta, ma spero che veramente induca voi a fare una riflessione seria e a trovare veramente, a tornare anche sui vostri passi per fare quello che non è stato fatto in questi due anni. Nessuno di noi auspica che il piano sanitario regionale non venga alla luce con questa amministrazione. Siamo stati i primi a sollecitarlo nel momento in cui vi siete insediati, perché sappiamo che sta passando troppo tempo per questa regione. Ma tutte l'elenco dell'università che veramente vengono evidenziate dimostra che non c'è nessuna pertinenza rispetto a quello che il nostro territorio, la nostra regione si merita. Seppur le criticità vengono sollevate dall'onorevole Zaffini, allora questo mi conforta e mi induce a pensare che non ascolterete la nostra voce di membri dell'opposizione, ma almeno le persone con le quali avete scelto di fare un pezzo di strada come coalizione, e il mondo dell'università, che non può essere disconosciuto perché rappresenta una componente troppo importante in una comunità. Grazie.